Buonasera a tutti, bentrovati. Siamo venuti da varie destinazioni diverse. Io vengo da Firenze, ma il gruppo di voi venite da Modena e mi veniva da pensare che siamo saliti a questo primo piano e per parlare di questo libro forse bisognerebbe salire ancora un po' più in alto, perché qui siamo proprio, come dire, a un livello di riflessione e speculazione molto molto elevato. Ma indubbiamente questo tipo di ricerca, questo tipo di investigazione che tocca un po' i fondamenti del pensare e anche i fondamenti del credere, è indispensabile alla vita della Chiesa. Lo è sempre stato e grazie a Dio, nonostante i tempi non siano sempre favorevoli a questo tipo di lavoro, di ricerca, continua a esserlo e continua anche a produrre risultati molto belli, molto, molto belli, molto profondi. Così, leggendo velocemente alcune parti, alcuni passaggi, l'introduzione, la postfazione, la conclusione che Don Fernando, in cui ha sintetizzato un po' questo lavoro, che è veramente un lavoro ricchissimo, che insomma, che va studiato anche da addetti ai lavori, che io non sono, insomma, detto così esplicitamente, mi veniva da pensare intanto a questa cosa alla quale tengo e teniamo con la mia comunità moltissimo, cioè che la figura, il pensiero di Rosmini attende ancora di essere sviluppato e accolto. Ringraziamo il Signore che oggi lo si fa. Purtroppo con quasi 200 anni, in un certo senso, di ritardo, che sono un po' i 200 anni che proprio Cardinal Martini indicava come ritardo di tutta la Chiesa, in un certo senso, su tante questioni, su tanti fronti, e quindi non sarà facile recuperarlo, ma veramente ha una modernità, un'apertura verso questioni di fondo straordinarie. E dicevo ora, Padre Umberto, così, riflettendo sul tema di questo libro, che il titolo riassume bene, mi veniva da pensare che il cristianesimo sta facendo i conti, piano piano, nella sua riflessione, con l'evento trinitario, cioè con il mistero del nostro Dio, che lo stiamo piano piano conoscendo e sempre più comprendendo, il quale ci fa capire anche poi veramente come si pensa, chi siamo, com'è costruita la nostra identità personale. E più lo scopriamo e più ci accorgiamo di quanto sia veramente, detto così, tra virgolette, di un'estrema modernità. Cioè, il modo di organizzare le cose come noi oggi sentiamo di aver bisogno di fare, dando molto spazio alla relazionalità, dando molto spazio appunto all'uscire da sé, all'entrare in relazione con l'altro, abbandonando tutto un modo di pensare e di vivere molto strutturato. E, come dire, un po' dall'alto in basso, ma riscoprendo questa dimensione esistenziale, in realtà era qualcosa che era già contenuto profondamente proprio nella rivelazione cristiana. Quindi è una grande avventura del pensiero e Don Fernando con questo libro ha dato e sta dando un bel contributo, come insomma, attesta anche molto bene Monsignor Galantino nella postfazione, e quindi stasera lo ringraziamo. Ringraziamo anche la sua famiglia che ha contribuito alla pubblicazione di questo libro, e qui si tocca un tasto difficile perché pubblicare libri così diventa sempre più difficile oggi, anzi praticamente impossibile, non ci sono più istituzioni che finanziano questo tipo di ricerca e quindi è davvero. Poi per la verità tutti i grandi autori hanno pubblicato i primi e anche gli ultimi libri di tasca propria, quasi tutti, pensate a Marcel Proust, che ha pubblicato tutti i suoi 7 volumi della Recherche pagandoseli praticamente, e non solo lui. E quindi poi alla fine è una storia che si ripete un po' in tutte le età, in tutte le stagioni. Stasera, per presentare questo libro, ci sono due autorità di fronte alle quali io veramente mi sento proprio così nulla, ma non, insomma non importa. Monsignor Pierangelo Sequeri, che è stato anche il curatore della ricerca di Don Fernando, quindi anche il suo punto di riferimento e in un certo senso anche è
è in dialogo con la teologia e la filosofia di Monsignor Sequeri, che anche Don Fernando ha lavorato e ha costruito la sua ricerca su Rosmini, diciamo così, raccogliendo, approfondendo il metodo di Rosmini per, come dice bene lui, arrivare fin dove Rosmini è arrivato e continuare il suo lavoro, la sua fatica dopo Rosmini, con Rosmini. E dall'altra parte padre Umberto Muratore, che è un po' veramente la persona che qui in Italia ha lavorato tantissimo proprio per far conoscere e anche per alimentare questo bellissimo lavoro anche di tanti giovani, che anche io ho il piacere di conoscere almeno in parte, che intorno al pensiero, all'eredità di Rosmini, stanno costruendo una bellissima attività di ricerca, di approfondimento intorno al centro di Stresa e non soltanto. E quindi lascio subito la parola al Monsignor Sequeri, che questo libro è veramente un po', come dire, insomma così, il custode, l'accompagnatore. Ecco. Bene, grazie. Un'occasione come questa, naturalmente, che tocca argomenti e ricerche di alto profilo, ha bisogno anche del suo divertimento. Ecco, se no, questi poverini che hanno sfidato le intemperie per venire ad ascoltare il lavoro di Fernando, potevano stare a casa a leggersi il libro. Quindi io non riassumerò il libro. Vi dirò alcune cose che non si scrivono sulle prefazioni, ma che vi danno forse ragione. Io non sono uno specialista di Rosmini, perciò le ragioni della mia accoglienza di un lavoro di questo genere, forse anche questo è interessante, vengono proprio dal fatto che per me Rosmini è uno dei casi clamorosi. Una, potremmo dire, dato che siamo in confidenza, voi date il peso giusto, una delle vittime illustri di una decisione, chiamiamola così, di maggioranza, vogliamo chiamarla di maggioranza, della tradizione teologica cattolica, che a riguardo del periodo della modernità classica, 600-800, insomma, la modernità, ecco, della nostra civiltà europea, modernità filosofica soprattutto, interessa a noi. A proposito di questo periodo, ha rigorosamente selezionato i suoi interlocutori, aprendo una battaglia anche molto accanita con il filone vincente, potremmo dire, egemone della filosofia, che è quello della linea razionalistica, Cartesio, Kant, e diciamo l'ultimo Hegel. Dico l'ultimo Hegel perché non voglio proprio lasciare che il razionalismo si inghiotta Hegel, che invece in realtà, come pensatore romantico, ha dei trascorsi molto interessanti. E che cosa è successo a questa teologia cattolica? Ha selezionato il suo nemico e nello stesso tempo è rimasto avvinghiato a lui come se fosse un alleato. Ha accettato i suoi pregiudizi sulla ragione, sulla coscienza, sulla fede, su Dio, sull'essere umano. Questa teologia cattolica dominante ha imparato a chiamare fideisti anche i teologi che non condividevano quella ragione. Pur se teologi, se non condividevano quel protocollo, quello standard della ragione, che poi la teologia combatteva, che è lo standard kantiano, lo standard cartesiano, lo standard razionalistico. Cioè della ragione che, perfettamente separata da ogni fede, giudica tutte le cose, che premia l'agnosticismo del sapere scientifico, che dice: io
Non mi voglio occupare di queste cose, e poi sono 3 secoli che non fa che occuparsi di religione. E l'ha fatta coincidere con la ragione di cui secondo loro parlava San Tommaso. E non è vero. Non è quella ragione. Ma è sembrato che fosse quella. La ragione. Dunque la combattevano perché dice, ma è scettica sulla conoscenza di Dio. Non rispetta abbastanza la fede, respinge il soprannaturale, riduce l'uomo a puro ragionamento e tuttavia hanno premiato questo interlocutore, misconoscendo, non riconoscendo tutte quelle parti del pensiero cristiano, anche di alto profilo, che si confrontavano con la modernità. Rilanciando anche in termini di alternativa, cioè si confrontavano con la modernità non semplicemente presentando la fede, diciamo, come degna di rispetto, di attenzione, di pensiero, eccetera, ma discutevano anche quel modello di ragione e non per questo meritavano di essere o meritano di essere considerati irrazionalisti, che respingevano. Rosmini è un esempio, che respingevano questa occulta parentela imposta dalla ragione teologica dominante, questa occulta parentela, per esempio, tra la ragione, la metafisica, l'impianto filosofico di Tommaso e quello di Kant o di Cartesio. Precisamente. Contestandolo in nome della qualità della ragione che vi era espressa, rivendicando per la ragione di Tommaso uno statuto diverso da quello che ormai era diventato dominante per la modernità. Ecco, la teologia qui, bisogna dirlo, tra il 600 e l'800 ha respinto i suoi. E i suoi sono quelli che in quel periodo hanno rappresentato la storia più creativa del pensiero cristiano. La resistenza fiera nei confronti del razionalismo dominante, quella di cui adesso avremmo bisogno, ma ci siamo giocati i suoi testimoni. Quelli che hanno capito che non si poteva attingere alla scuoletta del tomismo di riporto, della scolastica dei seminari, del catechismo della filosofia standard, ecco, che andava bene per i ragazzi, che bisognava appunto ridestare altre sensibilità, altre fonti per il pensiero alto del cristianesimo e che si sono confrontati anche con il pensiero di Cartesio, il pensiero di Kant e poi anche il pensiero di Hegel. Cercando, mentre lo criticavano, cercando nelle pieghe di questo pensiero le ragioni di una qualità più alta per il pensiero della fede. Quindi veramente entrando in dialettica. Mentre la teologia dominante era all'opposizione, filosofia moderna è tutta sbagliata. E poi in realtà ne condivideva la matrice razionalistica. Questi invece discutevano la qualità della ragione moderna e nello stesso tempo intendevano apprenderne ciò che doveva essere appreso, cioè un pensiero che cercava di, giustamente, di progredire, di emanciparsi rispetto alla vecchia metafisica, rispetto a un pensiero dell'essere che non teneva in nessun conto il soggetto, la coscienza, la storia. Nella mia piccola battaglia, dunque, nella quale involontariamente ma generosamente Fernando è stato reclutato, io da almeno un paio di decenni, se appena trovo qualche ragazzo brillante, promettente, assegno delle tesi, di scavo e di lievitazione di questa grande tradizione cristiana.
del pensiero cristiano, del pensiero alto del cristianesimo, misconosciuta dalla teologia cristiana. Perché sono autori che voi nei manuali di teologia, anche quelli moderni, contemporanei, quelli alla page, non trovate. Non trovate Malebranche. I manuali di filosofia vendicativi, siccome Malebranche è un grande pensatore che ha tentato un confronto dialettico col pensiero cartesiano, che non voleva ridurre semplicemente al razionalismo, al calcolo cartesiano, è stato messo nelle storie della filosofia, non si poteva non metterlo. È stato messo fra i razionalisti post-cartesiani. Razionalisti post-cartesiani è un bel niente. Malebranche era un grande sacerdote, un grande credente, un grande maestro dello spirito, che ha scritto delle invenzioni a riguardo. Questo affare qui lo vedo un po' precario. Delle invenzioni geniali per la storia del pensiero. Alla fine degli anni Ottanta, Alain Badiou, che è un filosofo laico, ateo e tutto quello che volete voi, ha dedicato un corso a Malebranche. Nella collana di tre corsi, tre seminari, che sono pubblicati in questi mesi, tre seminari dove dice: i fondamenti geniali, le matrici del genio filosofico dell'Occidente per quanto riguarda la filosofia dell'essere. E ha fatto tre corsi su Parmenide, Malebranche, Heidegger. Allora, Parmenide e Malebranche, forse i suoi colleghi si sono riconosciuti. Malebranche si saranno guardati e hanno detto: cosa fa questo? Tra i geni della filosofia dell'essere mette un sacerdote cattolico. Aprite un manuale di storia della teologia, non lo trovate. Se aprite un De Grazia troverete 10 righe. Malebranche aveva una sua teoria un po' sospetta a proposito del rapporto tra natura e grazia ed è liquidato. Io dico vergogna. Ho fatto fare una tesi su Malebranche. Speriamo che serva a qualche cosa. San Francesco di Sales. San Francesco di Sales è un grande santo, certo. Un grande uomo di spirito, certo. Un caposaldo della spiritualità cattolica, sicuramente. E tuttavia, signori, nel campo dell'antropologia teologica, Francesco di Sales, che pure non era un professore universitario, ha inventato una cosa che prima non c'era. Ha detto che nell'uomo c'è l'anima, il corpo e poi un apice dello spirito nel quale consapevolmente o inconsapevolmente rimaniamo in contatto con Dio, nel quale il contatto con Dio non si interrompe. Sta a noi cercare di farlo lievitare, di riconoscerlo in noi, di farlo diventare la scintilla della nostra anima. Questo qui significa essere abbastanza geniali da coprire un percorso che va dalla scintilla divina degli stoici, ripresa dai padri che dicevano: in noi c'è una scintilla divina, non è nell'anima e nel corpo, perché riguarda entrambi. Ed è una scintilla divina, non l'abbiamo messa noi, ma quando la cerchiamo, se la cerchiamo, la troviamo. E poi abbiamo Fénelon, e poi Amann, e poi Jacobi. Vi faccio i nomi non tanto ma per dire che è una schiera di signori che hanno pensato: è mai possibile che la teologia dialoghi con una ragione separata che la respinge senza discutere la forma di quella ragione? Come fa a cercare di stabilire un contatto per la forma della fede con una ragione che sa che la respinge, ma che lei difende, che la teologia difende, perché dice che è la ragione naturale e che è giusto che non abbia niente a che fare né con la fede, né con gli affetti, né con la rivelazione, né con niente, né con la storia.
Questi signori hanno fatto questo lavoro, continuato dalle Schleiermacher e poi dai cattolici Newman, Müller, Guardini, Drahi, Geiselmann. È una storia parallela. Ci sono altrettanti nomi quanti quelli che noi abbiamo selezionato, alcuni dei quali non meritano di far parte della storia della teologia cristiana, cioè del pensiero cristiano che onora quello che oggi chiamiamo il dialogo, all'altezza di un pensiero creativo, come la teologia non è più. Pensiero creativo, colto e creativo, e non di meno credente. Una coscienza in grado di misurarsi con le invenzioni della ragione e non di meno credente. Questa è la sfida che non è stata percorsa nella teologia standard. La teologia che i seminaristi dal 700 all'inizio del 900 hanno imparato a scuola non sapeva niente di questo, non restituiva alcun onore a questo cristianesimo. E quindi figuratevi se avreste potuto trovare Rosmini. Dunque, ho trovato un ragazzo che ha abboccato e siccome aveva le qualità, gli ho detto io farei Rosmini. Tanto nel frattempo la congiuntura dall'alto ci ha favorito perché proprio mentre lui cominciava a studiare, si sono aperti i cieli e qualcosa è successo, meno male, bene così. Per una volta tanto, insomma, veniamo sostenuti anche noi. Ecco, questa è la prima cosa che voglio dirvi, cioè percepite questo testo come un testo nel quale, appunto, non soltanto si rende onore, ma si cerca di far valere una forma alta, degna di pensiero di un uomo religioso e geniale, mentalmente geniale, che avrebbe potuto far fare bella figura al cristianesimo del suo tempo e non gli fu consentito, e non solo dagli atei e dai senza Dio. La seconda sfida che Fernando Bellelli, diciamo, questa qui ce l'ha messa un po' del suo, Io non l'ho incoraggiato. Questa è una sua trasgressione, peggio per lui. Ma dopo, sapete, come tutti i padri, dopo quando ormai il fatto è compiuto, cosa vuoi? Ai figli gli devi lo stesso benedire, va bene così. E questa sfida sua, che però è interessante, e che non è meno provocante, è l'idea di confrontare, quindi non fare semplicemente uno studio di pareggiamento della storia, no? Dice Rosmini incompreso, che aveva però delle cose geniali, ecco, restituirlo alla sua genialità collocandolo in un contesto dove svettasse la sua originalità, no? Ecco, in un contesto dell'Ottocento in cui ormai c'era appunto il pensiero idealistico dominante, c'era l'eredità razionalistica di Kant, c'era il dominio appunto della scolastica in difesa, no? Ecco, che alzava le barriere e tagliava i ponti, eccetera. Lui non ha fatto questo, cioè non ha fatto, ha studiato questo, lo sa, loro che sanno Rosmini più di me, lo sanno, voi che sapete Rosmini più di me, lo sapete che lui ha cognizione di questo, no, elemento. Ma siccome questo è anche un lavoro che, grazie a Dio, i centri rosminiani fanno e più che egregiamente con fior di, io ho conosciuto lì, appunto proprio in ragione di questo contatto, fior di persone, fior di menti. Insomma. E lui invece ha saltato un po' più in là e ha detto voglio confrontare Rosmini e farne lievitare la genialità, l'intuizione, certo, nel suo linguaggio, che lui esprime nel suo linguaggio, con il postmoderno, quindi neanche con la modernità, ma con i temi della contemporaneità, dove appunto sembra che non soltanto, per così dire, come già nell'Ottocento si lamentava, era in declino la metafisica, il pensiero classico, la trascendenza, e tutto questo, c'era lo storicismo e bla bla bla. Ma dove sembra che appunto anche la stessa avventura della ragione moderna,
abbia incominciato a sfilacciarsi per molti rivoli, e la stessa ragione moderna, nella cosiddetta postmodernità, sembra aver perso, se non la sua presunzione, perché quella era talmente tanta che per inerzia durerà ancora un po', certamente ha perso quella ingenua fiducia in se stessa che nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento ancora coltivava. Certo, un colpo mortale gliel'ha dato la Seconda Guerra Mondiale. Cioè la Shoah non è l'effetto del ritorno della politica e della religione alla logica delle orde selvagge, dei risentimenti e degli scannamenti delle tribù. No, la Shoah è figlia del logos moderno, la Shoah è molto burocratica, molto asettica, molto ordinata, molto precisa, molto statistica, molto tecnologica. È uno sterminio politicamente corretto. Mi spiace, ci piacerebbe pensare che è l'effetto di scannamenti tra gli unni e Gengis Khan col coltello fra i denti perché gli hai offeso la sua donna e questi qui cercheranno di massacrare il tuo villaggio. Non è così, non fu così. Questo è il dolore. Se la becchi la ragione moderna, questa è figlia sua. Non fu né una guerra di religione né una guerra di civiltà. Fu l'effetto di una sorta di accecamento del desiderio di ordine, di pulizia, purezza, di precisione, di amministrazione razionale dell'esistenza, in cui qualcuno fu indicato come colpevole dell'impossibilità del crearsi di questo ordine nuovo, civile, progressivo, razionale, tecnico e del benessere per un delitto di pura appartenenza. Quindi soltanto una mente razionale può fare questo, una mente filosofica, che è capace di astrazione e ha visto nell'essenza dell'ebraismo l'ostacolo all'ordine, al nuovo ordine mondiale. Questo successe, capisci? Questo fece digrignare i denti, tirar fuori i coltelli e costruire i forni. Lo so che è doloroso ammetterlo. Ci pacificherebbe pensare: no, fu l'eccesso demoniaco di qualche passione distruttiva, vergogna, di gente disgraziata. No, di gente che suonava Schumann ed era esperta di archeologia e coltivava la poesia, la musica e le buone lettere. Ecco, il postmoderno, dunque, adesso è l'epoca nella quale tutti siamo terrorizzati all'idea che si possa ripetere una cosa del genere nel momento in cui frequentiamo di nuovo parole che fino a ieri erano sacrosante, ricercare la verità. Altro là, che se qualcuno la trova poi ci infilza. Ricerchiamo, ma cercando di non trovare, in modo che stiamo in pace. Questo è il postmoderno, no? Abbiamo bisogno di un'etica pubblica, non si può andare avanti così. Ma se appena qualcuno dice allora facciamo tutti così, ah, no, c'è il pluralismo, c'è la libertà di coscienza, non possiamo essere dispotici. Capisci con cosa si confronta lui? E che cosa vede lui che si può confrontare? Ecco, vede una cosa qui, forse un pelino di sequerino c'è. Almeno come lui andrà avanti per conto suo, ma cioè la mia idea che vi ho detto con enfasi prima, ma adesso bello è finito. La mia idea, cioè, che il legame, la rottura del legame fra la ragione e gli affetti,
invece di produrre libertà, libertà degli affetti e autonomia della ragione, genera affetti irrazionali, quindi distruttivi, nichilistici, autoreferenziali. Chi ha detto che io, se io sto bene così, chi mi può dire il contrario? Queste sembrano cose tenere, eh? Che gli affetti irrazionali e devastanti, dovete imparare, dobbiamo imparare, non hanno appunto sempre l'icona, capisci, del barbaro con le trecce bionde e il coltello fra i denti. No, sono nel postmoderno, sono molto politicamente corretti. Si chiamano rispetto della persona, autonomia del singolo, ricerca della propria felicità senza sindacare su quella degli altri. Ecco. Cioè sono molto, hanno un che di garbato, il nichilismo postmoderno ha un che di garbato, capisci? E dice no, guarda, non esageriamo, cercare la verità, il bene comune. No, non esageriamo, padre. Cioè, bisogna lasciare che ciascuno segua il suo percorso, segua la sua strada. Ecco. E d'altra parte, appunto, la ragione senza affetti, lo vedete, no? C'è questo mondo tutto pieno di fair play e tutti ti danno le cremine che ti renderanno felici, tolgono le rughine, abbassano il colesterolo. Insomma, siamo pieni di persone che, desiderose di farci del bene, ecco. Purché paghiamo il dovuto, ma. Però veramente desiderose di farci del bene. E abbiamo una ragione molto dispotica, no? Separata dagli affetti, vuol dire una ragione che dice, beh, quando la scienza però ha stabilito che è questo, non c'è niente da fare. Pensate, questo povero uomo moderno che siamo noi tutti i giorni, siamo bombardati da questo doppio messaggio. Da un lato ci dicono libertà, personalità, non ci deve essere una regola per comune che costringe tutti, perché il valore dell'uomo è la libertà, quello, quando un uomo è autentico, una donna è autentica, quando esprime se stesso, quando realizza se stesso sinceramente, e subito dopo viene un altro, perché è uno spot continuo, subito dopo viene un altro e dice, sentite, sapete cosa c'è? La ragione, ve ne dovete fare una ragione, sapete cosa c'è? La ragione ormai è in grado di spiegare che quando tu vuoi bene a lui, c'è un ormone che si mette in moto, c'è una, capito, una sinapsi che incomincia a fare i suoi calcoli, c'è un recettore che viene stimolato in un certo modo e tu gli vuoi bene. Ti sembra di essere, in realtà così funziona, così il tuo organismo anticipa le risposte che devi dare ai problemi della vita. Abbiamo scoperto, è vero, l'ormone della simpatia e dell'antipatia, dell'odio e dell'affezione, dell'egoismo e dell'altruismo. Ogni giorno scopriamo qualcosa e segniamo con una X. Ecco, dice, anche la simpatia ha finito di essere una libera relazione fra esseri umani, c'è un ormone anche per quella. La complicità di entrambi andrebbe denunciata, bisognerebbe, questa è la mia opinione. Bisognerebbe sbeffeggiare sia i primi che i secondi. Io dichiaro che oggi la salute pubblica chiede che si sbeffeggino apertamente coloro che ci incoraggiano a seguire i nostri affetti, le nostre inclinazioni, le nostre aspirazioni, a ricercare la nostra felicità. Andrebbero sbeffeggiati quelli che appunto scoprono che un qualche ormone cinesino dentro di noi, è vero, ci fa scegliere questo piuttosto che quell'altro, parlare con lui piuttosto che con lei, eccetera. Non vedo che l'ironia che ci possa salvare. Cioè, l'ironia è proprio lo sbeffeggio, l'irrisione. Questo uso della scienza e appunto degli affetti, della ragione degli affetti, va irriso, francamente disprezzato, naturalmente senza accanimento. E intanto però che si fa questo bisogna che nelle retrovie qualcuno costruisca appunto qualche modello più ragionevole
è più decente, affettivamente più decente dell'esperienza umana elementare, che oggi è disprezzata perché il senso comune nel quale noi viviamo ci viene sempre detto non è mai abbastanza scientifico, non sappiamo mai esattamente bene cosa facciamo quando vogliamo, pensiamo. E il confronto col postmoderno suo quindi passa attraverso l'apporto che Rosmini può dare. Effettivamente qui ho trovato delle scoperte, ho trovato dei testi rosminiani che non dico che sembravano sequeriani, ma insomma mi davano conforto. Allora, per quel narcisismo che c'è in ciascuno di noi, ho detto: ma guarda, questo Rosmini però deve essere un bravo ragazzo, sì, perché appunto il suo lavoro, il lavoro di Rosmini sulla coscienza morale, che lui ha il merito di avere scavato qui fino a quel fondo che raramente era messo in evidenza, effettivamente gioca questa partita. E appunto insiste sul fatto che la nostra coscienza già ci istruisce, cioè la qualità dell'essere umano. Non è soltanto né sapere, non è soltanto intuire, non è soltanto la qualità dell'essere umano, no? Quella che noi chiamiamo coscienza, chiamiamo libertà, chiamiamo spirito, anima, quello che vuoi, l'elemento qualitativo, insomma, dell'essere umano, è già attrezzato per questo. Quindi gli facciamo violenza se gli imponiamo di coltivare le affezioni senza verità, senza giustizia, senza ricerca, hai capito? Di qualche cosa che le rende degne, e gli facciamo torto alla coscienza se perseguiamo un progetto della ragione e della conoscenza che considera le affezioni e i rapporti fra gli esseri umani, perché le affezioni sono queste, forme della volontà, non sentimenti, emozioni, che sono parole che corrompono. Gli affetti sono faccende della volontà. Sono le forme della libertà. La passione alla quale non posso resistere non è una forma della libertà, è una metafora per dire un'altra cosa. Per dire la fatica che l'affezione ha di essere invece libera. E quando si sente premuta, allora dice: ai ai ai. Ecco. Perché la nostra coscienza sa già e lavora già in questo modo. Non c'è nessuna conoscenza che l'uomo abbia messo al mondo se non dentro la cornice conscia e inconscia del voler bene a qualcosa o a qualcuno. Tutte le scoperte filosofiche e scientifiche della ragione sono nate così, dal nostro voler bene a qualcosa o a qualcuno. Pensa, la logica, il logos è questo. Noi abbiamo cercato di decifrare, pensare, conoscere, invece che consumare semplicemente, no? Riempirsi la bocca di conoscere vuol dire voler bene all'oggetto. Invece di fargli violenza, cercare di capirlo, no? Cos'è, come è fatto. Dopo magari ne viene anche qualche utilità. Il gesto originario della ragione è una forma di benevolenza. L'uomo che arresta il suo istinto predatorio e dice al mondo: ti voglio bene, mi piace, hai qualcosa che incanta, c'è un mistero che intuisco, voglio sapere come sei fatto. E quindi mi tratterrò dal consumarti, abitarti, adoperarti, mangiarti, divorarti e mi applicherò a vedere come sei fatto. Questo non c'è altra ragione del logos, della logica. Ecco, lui intuisce nella struttura della coscienza morale, quella che poi fa parte del disegno teorico del lavoro di Rosmini, intuisce questa radice, magari con un linguaggio non del tutto perfezionato, ma come fa questo che è praticamente da solo, capisci? Quindi si deve inventare quasi il vocabolario, che ha intuito questa cosa. Che non è vero che noi li dobbiamo mettere in rapporto dopo perché tornino i conti, ma la ragione e l'affezione hanno ontologicamente delle radici diverse, no? Uno nella mente, l'altro nelle passioni, negli affetti. Ma originariamente sono alleati.
La coscienza è fatta della loro alleanza, sia quando poi si specializza in ragione, in conoscenza, in logos, sia quando decide invece appunto di specializzarsi in affezione, scelta della volontà, libertà di stabilire legami, ricerca della giustizia dei rapporti e attaccamento alla giustizia dei rapporti. Perché l'etica, se no, sui due registri separati, come avviene per fede e ragione del resto, sui due registri separati, dà la sensazione di nascere, perché è talmente forte in noi l'apertura all'etica, no? Alla domanda cosa è giusto fare, che si mette in moto, ma poi affonda. Un'etica puramente razionale, così come un'etica puramente pulsionale, affettiva, della soddisfazione dei propri bisogni, sono destinate a fondare. Il postmoderno è l'evidenza di questo, no? Da un lato il suo lato positivo è, oggi viene effettivamente in evidenza questo, che l'essere umano da noi non vuole più concepirsi come parti separate che poi si uniscono. Non vuole più scegliere la ragione, tra la ragione, gli affetti, l'etica, la volontà, la libertà. Vuole essere, come dire, preso come un pacchetto unico. E se qualcuno riesce a parlare a questa unità e a questa singolarità, allora trova sensibilità, trova reazione, trova contatto. Se invece appunto cerca di parlare semplicemente alle sue passioni, alla sua mente, alla sua scienza, alla sua metafisica, alla sua religione, l'uomo postmoderno non è più così disposto a sentirsi compreso e riconosciuto in un pezzo della cultura, del sapere, eccetera, come una volta invece c'erano tutte le caselle, università di von Humboldt, cioè le specializzazioni, a seconda del punto di vista, tu vai dentro lì. Le passioni vanno nella psicologia, la metafisica va nella religione, l'etica va nella filosofia, eccetera, capito? Questa è effettivamente una chance. Prima che si richiuda questa finestra, bisogna avere un'attrezzatura per comprendere questo. Lui l'ha cercato in Osbini e ha trovato delle cose effettivamente straordinarie. Questo conferma, secondo me, la bontà di questa pista, e cioè che queste cose straordinarie nascono perché c'è stato un cristianesimo che, diciamo, con i mezzi che aveva, tuttavia non si è arreso ai luoghi comuni, a quelli della cultura corrente, come anche a quelli del cristianesimo inerte, di riporto, convenzionale, e ha lanciato degli ami e dei semi che adesso noi possiamo raccogliere.